Come viene divisa la storia? La storia viene divisa in quattro periodi. Il primo periodo è età antica, che va dall'invenzione della scrittura alla caduta dell'impero romano d'Occidente, dal 3000 a.C. al 476 d.C. Naturalmente l'invenzione della scrittura non avviene in tutti i luoghi allo stesso modo. Vi sono dei luoghi della Terra in cui avviene più tardi. Ad esempio, in Italia avviene ben 2000 anni dopo. La preistoria continuerà di più e la storia inizierà più tardi. Il secondo periodo è il Medioevo, che inizia con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente 476 d.C. e finisce con la scoperta dell'America. Questo periodo viene diviso in due: Alto Medioevo, dal 476 al 1000, e Basso Medioevo, dal 1000 al 1492. Qual è il basso? Qual è l'alto? L'alto è quello che è il maggior numero di anni. Dal 476 al 1000 abbiamo più anni rispetto al che dal 1000 al 1492. Il terzo periodo è l'età moderna, che inizia con la scoperta dell'America 1492 e finisce con la Rivoluzione francese 1789 1789. Per ricordare la data è molto semplice, basta ricordare l'1789 17, quindi dopo il 7 c'è l'8, dopo l'8 c'è il 9. Il quarto periodo è l'età contemporanea, che va dalla Rivoluzione francese 1789 ai nostri giorni. Al prossimo video, ciao!